Gentili ascoltatori, buonasera, benvenuti al nostro notiziario Istria oggi alle 19:47 in diretta qui da Radio Saiuz TV ai microfoni Massimo Bonella, trasmissione che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. È stata convocata per mercoledì 7 febbraio alle ore 18 la undicesima sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana presso la sede della Comunità degli Italiani di Rovigno. All'ordine del giorno vi sarà la discussione ed approvazione del programma di lavoro e del piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018 e vari ed eventuali. L'onorevole Laura Garavini, candidata alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 nella circoscrizione Europa, sarà in visita alla Comunità Nazionale Italiana. Mercoledì 31 gennaio si terrà l'incontro presso la sede della Comunità degli Italiani di Pirano alle ore 17:30. Giovedì 1 febbraio visiterà i programmi italiani di RTV Capodistria. Ore 9:30, 10:30 e incontrerà i rappresentanti delle istituzioni della Comunità Nazionale degli Italiani presso la sede della Comunità Italiani di Capodistria, ore 11:30, 12:30. Quindi in serata farà visita alla Comunità degli Italiani di Pola. Andiamo avanti con le altre notizie alle 19:48. Dunque, ci spostiamo a Dignano. Nel corso della quarta sessione straordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana, tenutasi giovedì scorso presso la sede della Comunità degli Italiani di Dignano, sono state accolte le dimissioni presentate da Roberto Palisca dall'incarico di presidente e di consigliere dell'Assemblea Unione Italiana ed è stata eletta presidente Tamara Brusic. La neo presidente di Pola, già capogruppo della maggioranza Orgoglio Italiano, è stata proposta dal gruppo all'opposizione La Svolta ed ha ricevuto l'appoggio dei consiglieri, i quali durante la sessione straordinaria hanno dimostrato coesione ed unità. Nel messaggio di ringraziamento dell'incarico affidatole Tamara Brusic ha dichiarato: mi impegnerò a svolgere il mio compito rispettando le decisioni dell'Assemblea, a lavorare in stretta collaborazione con il Vicepresidente, con il Presidente dell'Unione Italiana e con il Presidente della Giunta Esecutiva. Preparerò un piccolo programma di lavoro per questi 4-5 mesi che ci restano fino alla fine del mandato. Zagabria. Si è tenuta giovedì scorso la 77esima sessione del Consiglio nazionale delle minoranze presso i Banschi Dvori di Zagabria. Con la discussione dei vari punti dell'ordine del giorno si è ottenuta l'approvazione del programma di lavoro per il 2018 e del regolamento interno della Commissione per l'assegnazione dei fondi alle associazioni e alle istituzioni delle minoranze nazionali per l'attuazione dei programmi relativi all'autonomia culturale dei gruppi etnici nei settori dell'informazione, dell'editoria, dell'attività culturale amatoriale e delle varie manifestazioni. Si tratta di programmi derivanti da accordi bilaterali e da esigenze relative all'autonomia culturale delle etnie. Sono state successivamente presentate dal Presidente del Consiglio nazionale delle minoranze i dati relativi al numero di programmi e di richieste di fondi per l'attuazione di programmi per l'autonomia culturale delle etnie. Isola. Mercoledì scorso è stato celebrato ad Isola il 20° anniversario dell'inaugurazione della sede della Scuola Elementare Italiana Dante Alighieri. Erano presenti il Presidente Emerito della Repubblica di Slovenia, Milan Kučan, che 20 anni fa inaugurò la scuola assieme al Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro,
l'ambasciatore d'Italia in Slovenia, Paolo Trichilo, il console generale d'Italia in Capodistria, Giuseppe D'Agosto, il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremu, la direttrice della SEI di Isola Simona Angelini, la presidente dell'Università Popolare di Trieste Maria Cristina Benussi, il presidente della CAN di Isola Marco Gregoric, il sindaco e il vice sindaco di Isola Igor Colinch. Dunque, il presidente della Cancostiera Alberto Scheriani e moltissimi altri ospiti. Fiume, parliamo di carnevale, per la precisione la 22ª edizione. Oltre 4.600 bambini sabato scorso hanno preso parte alla 22ª edizione della sfilata di carnevale di Fiume. Hanno sfilato le scuole elementari, gli asili ed altri gruppi di bambini provenienti da Fiume, dalla Croazia, dalla Slovenia e dalla Serbia per un totale di 67 gruppi coloratissimi. Alla manifestazione hanno partecipato anche gli istituti della Comunità Nazionale Italiana, ovvero le scuole elementari italiane San Nicolò, Dorat e Belvedere e l'asilo Gardelin. Ora andiamo a Capodistria. Domenica sera, presso la sede della Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria, si sono esibiti 13 musicisti in erba della sezione Giustinopolitana dal centro studi di musica classica dell'Unione Italiana Luigi Dalla Piccola. Quest'anno la sezione è frequentata da numerosi allievi. I docenti sono Gianfranco Stantic, che insegna flauto dolce e flauto traverso, ed Edoardo Milani, che insegna pianoforte, canto e computer music. Si tratta certamente di un bel successo che arricchisce e innova l'offerta formativa per i giovani che l'Unione Italiana, in questo caso, attraverso il Centro Studi. Il Centro Studi di Musica Classica dell'Unione Italiana Luigi Dalla Piccola è cofinanziato con i mezzi che lo Stato italiano destina annualmente alla nostra comunità, con i mezzi del Consiglio per le Minoranze Nazionali della Croazia e con il contributo dei genitori ed opera nell'ambito della collaborazione con l'Università Popolare di Trieste. Al saggio era presente anche il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremu. Alle 19.54 questa è Radio Saius TV, l'emittente online All News di Treviso, testata giornalistica Pineta Oggi TV. Questo è il notiziario dell'Istria che va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Vediamo se abbiamo il tempo per un'altra notizia, sempre qui dall'Istria. Allora ci spostiamo a Capodistria, venerdì 23 febbraio alle ore 18 presso il Palazzo Pretorio a Capodistria si terrà questa volta Mette in scena Peter Pan, l'inaugurazione della mostra degli elaborati premiati alla 13ª edizione del concorso artistico che quest'anno ha come tema Peter Pan. Si tratta di un'iniziativa transfrontaliera che vedrà la partecipazione di artisti, professionisti e giovani promesse dell'arte. Progetto ideato dall'artista Lorena Matic, Lorena Matic è promosso dall'Associazione Culturale Opera Viva. L'evento viene organizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione del Comune di Capodistria, Trieste, Duino, Aurisina e Udine, di TV Coper Capodistria, del Ginnaio GR Carli, delle Gallerie Costiere Pirano e della CAM di Pirano. Bene, tutto con questa ultima notizia. Volge al termine il notiziario Istria Oggi qui da Radio Saius TV. Lettura in studio di Massimo Bonella. Grazie per la vostra cortese attenzione. Vi segnalo questa sera in televisione su Video Telecarni intorno alle ore 23, o meglio, insomma, nell'arco dalle 22:45 alle 23:30, il nostro settimanale Pineta Oggi Report, frequenza canale UHF 46 da Piancavallo, Video Telecarnia. Bene, noi ci fermiamo qui, vi lasciamo ora alla nostra programmazione non stop. Grazie per la vostra cortese attenzione, appuntamento con le repliche tutti i giorni, sempre alla stessa ora.